Carmela Pisu. Grazie, salve, a dottoressa Pisu. E grazie a chi ci sta ascoltando. E la dottoressa Pisu è un medico veterinario esperto in riproduzione e grazie anche alla dottoressa Maria Chiara Catalani. Ciao, buonasera a tutti, ciao Giulia. Ciao, e la dottoressa Catalani è un medico veterinario esperto in comportamento. Allora, prima di iniziare vi volevo dare qualche informazione, indicazione tecnica. Vi chiediamo se potete per favore darci dei feedback sull'audio, se sentite bene. E poi vi anticipo che in questa serata non ci saranno delle slide, perché sarà una chiacchierata che facciamo tra di noi, e una sorta di intervista, quindi è normale se vedete soltanto i nostri volti. E, detto questo, noi di Vito Chinoi abbiamo deciso di intervistare le dottoresse Catalani e Pisu su questo argomento, la sterilizzazione, che con tutti i suoi pro e i suoi contro, perché prima o poi ciascun proprietario di cane o di gatto, ma anche di altri animali domestici, si pone questo quesito. Quindi oggi noi cercheremo proprio di andare a capire insieme quali sono i pro e i contro, in modo che possiate prendere una decisione più consapevole. E prima di farlo volevo fare una piccola premessa, ovvero che in questi ultimi anni si sono susseguiti, le dottoresse mi potranno confermare questa cosa, tutta una serie di studi scientifici che prima hanno confermato, poi in parte hanno smentito, chiarito alcune ipotesi sulla sterilizzazione, sulle conseguenze della sterilizzazione sulla salute degli animali. Quindi se a volte si sentono dei pareri discordanti, può essere anche per questo motivo. Ma proprio per questo noi abbiamo deciso di chiamare due veterinarie esperte che si occupano proprio di questo tema della sterilizzazione, e che tengono conferenze anche a medici veterinari in tutta Italia, anche proprio su questo argomento. E quindi il caldo di questo periodo. Esatto, molto, esatto, è vero. Infatti siamo nella stagione giusta. Giulia, senti, vogliamo fare una piccola premessa di tipo etico, che secondo me è importante, perché poi nell'esperienza con Maria Carmela ci siamo trovate più volte, no? E visto che siamo poi in diretta su Facebook, rispetto al fatto che il nostro parere, quindi questa sera noi parleremo di aspetti medici dal punto di vista riproduttivo e comportamentale legati alla castrazione, alla sterilizzazione, quindi tutti questi discorsi hanno questo focus che esula un po', anche se tiene conto del fatto che questa operazione, questo intervento, insomma la sterilizzazione, è un qualcosa che da un punto di vista etico, nei termini di prevenzione delle nascite, degli abbandoni, eccetera, chiaramente da parte mia, ma penso di poter parlare anche per Maria Carmela, è un argomento assolutamente condiviso e che riteniamo anche noi fondamentale e importantissimo. Il mio contributo, adesso parlo per me perché non è giusto che parli anche per Maria Carmela, però il mio contributo è dare la possibilità anche alle associazioni, a chi si occupa appunto di animali abbandonati, che quindi ha molto a cuore anche l'aspetto preventivo della castrazione e della sterilizzazione, quello di dare un contributo affinché questo possa essere fatto anche in quell'ambito con cognizione di causa, sapendo un po' quando è possibile farlo, se ci sono magari dei casi in cui è necessario anche rimandare, no? Perché secondo me è importante, poi Maria Carmela dirà la sua in questo ambito. Concordo al 100%, proprio, c'è poco da aggiungere. Sì, ringrazio, era giusto specificare questo, quindi grazie, sì, assolutamente. Figurati. Io inizierei con qualche domanda e avrei una prima domanda per la dottoressa Pisu, e quindi volevo chiederti in maniera molto generica quali possono essere i pro, quindi i motivi che spingono diciamo a sterilizzare il cane femmina. Ok, allora intanto uno immenso l'ha detto Maria Chiara. Io chi mi conosce anche solo per nome o ha sentito il mio cognome sono sarda. E vengo da una zona della Sardegna, oltretutto di piccoli paesini, quindi di sicuro il grande pro in questo caso è la prevenzione del randagismo, e nessuno si mette a discutere in questo caso. Ma parlando anche degli animali che sono della nostra famiglia, quindi gli animali che vivono con noi, che ne fanno parte, ci
sono i grandi pro della sterilizzazione e uno forse quello che riterremo sempre corretto, che su cui si dibatterà mille volte contro, ma questo non penso che ce lo toccherà nessuno di alcuni, perché finché studiavo io era la prevenzione dei tumori mammari benigni e maligni e gli ultimi lavori ci dimostrano che non previene purtroppo tutti i mammari, ma è quelli che dipendono da un'attivazione da parte degli ormoni estrogeni. E quindi attenzione, non pensiamo ho sterilizzato, quindi sono tranquilla al 100% che la mia cagna non avrà un tumore mammario. Quello che dobbiamo pensare è se sterilizziamo nel momento giusto, che vuol dire prima del secondo calore, ho un'ottima prevenzione. E considerate che teniamo ancora buono un lavoro di anni fa che dice che prima del secondo calore la prevenzione è di circa il 98%, anche se sappiamo che non è proprio così, però lì c'è prevenzione ed è un grande pro. Altri pro che hanno un po' perso importanza negli ultimi anni perché la medicina veterinaria è andata tanto avanti sono la prevenzione delle infezioni uterine. Tutti voi avrete sentito parlare della piometra. Ovviamente nel momento in cui sterilizzo la piometra è una malattia su base ormonale. È vero che è un'infezione, ma se non c'è il progesterone non si può sviluppare. Quindi senza le ovaie non c'è progesterone, non si può sviluppare. Ho detto che ha perso un po' di importanza perché negli ultimi anni, neanche tanto ultimi, abbiamo una terapia medica e quindi non è più lo spauracchio tremendo di proprietari veterinari. Si può curare, ciò nonostante la sterilizzazione la previene. Di sicuro previene i tumori ovarici e uterini estrogeno dipendenti, leiomiomi, fibromiomi, fibromi vari. Questi sono in prevenzione. Dobbiamo sempre mettere i pro su un piatto della bilancia e i contro sull'altro piatto. Questa è una cosa che io voglio che passi oggi a tutti voi proprietari. Ogni volta che ci dobbiamo approcciare alla scelta, sterilizziamo sì, sterilizziamo no, è la nostra cagna il soggetto, la nostra famiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non posso dire a Maria Chiara, ah, la tua cagna si sterilizza per questo, questo, questo e dire le stesse cose a Julie. Ogni cagna va valutata nel suo contesto clinico, comportamentale e familiare. Solo con questo potremo avere una scelta consapevole. Vedo che Maria Chiara annuisce e quindi è d'accordo con me. Quindi i pro sono tanti e vanno pesati, sempre, per ogni soggetto. Ma Maria Carmela, hai parlato di piometra, no? E piometra effettivamente se ne sente parlare, no? Come anche di gravidanza isterica. Però forse magari possiamo chiarire di che cosa si tratta, no? Allora, parto dalla gravidanza isterica perché l'ho tralasciata e mi sento quindi in dovere di valutarla meglio. La gravidanza isterica, partiamo da un concetto. Il fatto di chiamarla isterica è un tramandare dalla patologia umana, perché ci sono alcune donne che purtroppo in momento di prolattina alta, con squilibri ormonali e problemi comportamentali, perché non è che solo la prolattina con un equilibrio perfetto neanche nella donna può portare a questo, ma si arriva ad avere forti depressioni e purtroppo, come sappiamo, nel momento in cui una donna è depressa, non è equilibrata, veniva catalogata come pazza, isterica, eccetera. Quindi il termine isterico è un termine brutto della medicina umana. In realtà il termine corretto sarebbe pseudocesi, quindi pseudogravidanza. E di per sé è una fase fisiologica della cagna. Tutte le cagne, circa 20 giorni dopo l'ovulazione, hanno un aumento della prolattina in circolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la prolattina in quel momento ha una funzione importante che è quella di nutrire il corpo luteo, che se c'è una gravidanza deve essere attivo. E la cagna ha una piccola particolarità negativa nel suo essere femmina. Tutte le altre specie, donna compresa, hanno un meccanismo per riconoscere che sono in gravidanza. L'embrione della donna produce l'HCG, l'ormone, la gonotropina coriolica umana. La cavalla ne produce uno, la scrofa uno, eccetera. La cagna non ha nulla per sapere che è gravida. Che fa allora? Si comporta sempre come se lo fosse. Se non so se sono gravida o no, io faccio finta di esserlo sempre, così non riesco di abortire. Si tutela. Si tutela una possibile gravidanza. Che vuol dire? Vuol dire che però se la gravidanza non c'è, lei non sa che la gravidanza non c'è e quindi la prolattina sale lo stesso
le dà tutte le modificazioni cliniche e comportamentali di una cagna che aspetta di partorire, quindi aumenteranno magari le mammelle, avrò un comportamento di faccio cuccia, devo stare in casa, ho dei cuccioli da accudire, vado fuori, faccio pipì al volo ma torno, mangio meno perché non mi posso spostare dalla cassa in cui ho i cuccioli, cerco i peluche perché sono i miei piccoli. Non è isterica, non è pazza, poi Maria Chiara ce lo spiegherà bene, è semplicemente soggetta a delle modificazioni che lei non sa, che in realtà non stanno avvenendo. Ovviamente se è sterilizzata non salirà la prolattina dopo l'ovulazione perché non ovulerà e tutti questi comportamenti non ci saranno. E attenzione che si è detto per tanto tempo che la gravidanza immaginaria predispone i tumori mammari. Non è vero, assolutamente. È vero però che la gravidanza immaginaria ti dà delle alterazioni comportamentali e poi qua ne parla Maria Chiara, ma io da medico e da donna valuto che nel momento in cui ci sono delle alterazioni comportamentali, quella cagna proprio bene non sta e va comunque aiutata con un comportamentalista, con delle terapie se serve e se le situazioni si ripetono e per la cagna sono pesanti, anche con la sterilizzazione. Questo può essere un pro a dire ok, non posso far subire alla mia cagna ogni 6 mesi questa situazione clinica e comportamentale o comportamentale. Tu che ne pensi, Maria Chiara? Io poi parlo della piometra. Che comunque sono alterazioni che fanno una gran tenerezza sicuramente, no? Perché noi vediamo le nostre cagne, a me è successo anche con la mia quando era ancora giovincella, prima di sterilizzarla, che appunto le vedi proprio veramente spaesate rispetto al fatto che anche semplicemente sposti uno dei loro finti cuccioli, quindi che sia un giocattolo o qualunque cosa abbiano deciso possa essere quel cucciolo da difendere. Le vedi che comunque appunto sono meno motivate a uscire, a giocare, sono proprio in apprensione perché lo sono esattamente come lo sarebbero se ci fossero dei cuccioli in carne ed ossa lì. E questo sicuramente crea anche una grande frustrazione nella cagna perché comunque sia sono finti cuccioli, quindi è normale che. Sono d'accordo con Maria Carmela rispetto al fatto che questo può essere un elemento di scelta a favore della sterilizzazione, perché appunto pensare di tenere una cagna che ogni 6 mesi, perché generalmente poi questo, correggimi se sbaglio Maria Carmela, ma quando una cagna ha questa tendenza, immagino su base comunque ormonale, quando comincia con le pseudogravidanze e poi prosegue a ogni calore con la pseudogravidanza, il che significa che, tra l'altro, questo può creare anche laddove ci siano più cani che convivono, ancor più se sono più femmine, cani e femmine che convivono, può creare comunque delle tensioni nei momenti di quello che dovrebbe essere il parto. O comunque nelle fasi di accudimento dei finti cuccioli, e questo a maggior ragione può essere un elemento a favore della sterilizzazione proprio perché le tensioni, già la tensione emotiva della mamma in pseudogravidanza è alta, se poi c'è anche una condizione di competizione o comunque conflittualità con gli altri cani presenti in casa, che poi faccio una piccola correzione, autocorrezione, possono essere anche i maschi. Perché comunque la mamma che difende il nido e i cuccioli è una mamma tosta, no? Sappiamo che insomma Mamma. è una mamma e quindi non consente a nessuno di avvicinarsi ai suoi cuccioli, che siano veri o finti non fa alcuna differenza. E quindi tutto questo insieme di cose sicuramente possono far propendere a favore della sterilizzazione quando appunto la cagna ha questa tendenza a presentare la pseudogravidanza. Invece avevo dimenticato la piometra, quindi vi spiego un po' cos'è. La piometra è un'infezione importante dell'utero in cui il termine deriva dal greco, io adoro il greco, pio metros, cioè pus all'interno dell'utero. È una raccolta di pus nell'lume uterino, quindi all'interno del nostro utero. Maria Carmela, non ti sentiamo, mi sa più il microfono. Esatto, c'è stato un attimo di muto. Ecco, adesso ti sentiamo forse. Ok, dicevo, quindi c'è del pus all'interno dell'utero e in quel momento l'utero ha il collo dell'utero stesso molto molto chiuso, quindi non può fuoriuscire. E questo cosa significa? Significa che l'organismo riassorbe i tossici che i batteri stanno producendo, quindi è un'emergenza. Il cane va e o operato o curato con i farmaci giusti velocissimamente, perché sennò è anche a rischio di morte.
Ovviamente se non hai ovaie, quindi se è stato sterilizzato, sterilizzata, questo non può succedere perché la piometra come base ha l'azione progesterone e quindi per questo la sterilizzazione è preventiva. Chiarissimo. Diciamo che fino adesso abbiamo visto un po' quelli che sono i pro della sterilizzazione, no? Forse quindi la lotta al randagismo piuttosto che la prevenzione della gravidanza immaginaria, della piometra, di alcuni tumori estrogeno dipendenti. Ma ci sono anche dei contro quindi della sterilizzazione, però ne vogliamo parlare un po'? Assolutamente, e anche qui chi mi conosce sa che è un po' una mia battaglia, perché quando io ho studiato e quando voi avete studiato conoscevamo solo i pro. E la medicina è andata avanti, gli studi sono andati avanti e si è arrivati a dimostrare che, io dico sempre, se il buon Dio ci ha creato in un modo è perché quel modo ci rende completi. Quindi le gonadi, che siano ovaie nelle femmine, ma poi vedremo anche i testicoli nei maschi, non hanno solo lo scopo riproduttivo in senso stretto, ma hanno una serie di attività importanti e banalmente. Ovviamente gli ormoni sessuali hanno attività a livello della muscolatura, a livello dell'apparato scheletrico. Pensate a una donna in menopausa, il primo rischio che ha è l'osteoporosi, perché vengono a mancare alcune capacità nutritive degli estrogeni a livello osseo. E non solo, hanno azione a livello di altri centri ormonali, quindi sulla tiroide ad esempio, sulla capacità dell'organismo di rispondere in maniera equilibrata agli stimoli antigenici, quindi lavorano sul sistema immunitario. E tutti questi studi, tutte queste cose sono state valutate anche prendendo in considerazione l'incidenza diversa di alcune malattie tra gli Stati Uniti, in cui sappiamo la sterilizzazione è quasi totale in tutti gli animali e molto precoce, e alcuni stati del nord Europa, Norvegia, Svezia, in cui la sterilizzazione è da tanto tempo considerata un maltrattamento se non è necessaria. E quindi si è visto che ci sono delle patologie che sono molto meno comuni in Norvegia e Svezia rispetto agli Stati Uniti. E da lì si sono iniziati a fare i lavori. Quindi questi lavori cosa hanno dimostrato? Che non solo sono gli ormoni sessuali, quindi gli estrogeni e il testosterone, ad avere importanza su queste patologie, ma che nel momento in cui questi ormoni mancano, manca quello che noi chiamiamo a livello medico feedback negativo, cioè gli estrogeni vanno a impedire che si producano a livello dell'ipofisi degli ormoni per far attivare le ovaie. Se le ovaie non ci sono, cosa succede? Che questi ormoni vengono prodotti in buona quantità. E pare che questi ormoni abbiano degli effetti negativi, purtroppo, come l'attivarsi di alcuni tumori, quindi aumentare l'incidenza di alcuni tumori, l'aumentare l'incidenza di queste patologie endocrine di cui vi parlavo. Se gli ormoni hanno un'attività sulla tiroide, la loro mancanza può portare un ipotiroidismo in razze predisposte. Se gli ormoni hanno attività benefica sulle ossa e sulla muscolatura, la mancanza degli ormoni sessuali e la presenza delle gonotropine alte in circolo può portare, come nella donna, a alterazioni ossee. Non solo, si è visto che gli ormoni sessuali, soprattutto gli estrogeni ma anche il testosterone, hanno un'attività sui legamenti, quindi ci sono dei maggiori rischi di rottura dei legamenti crociati, ci sono maggiori rischi addirittura di rottura di quelle che si chiamano corde tendine, che sono le corde che tengono le valvole del cuore. Ora la domanda che dobbiamo porci è: ma quanto è questo aumento di rischio? Quanto è importante? Cioè, se io sterilizzo la mia cagna, quasi sicuramente gli vengono questi problemi. Se io sterilizzo la mia cagna, qual è la percentuale di aumento di rischio? E io torno al discorso che ho fatto prima. Tutti questi aumenti di rischio, la razza dei miei cani, perché sappiamo che ad esempio i Golden e i Labrador sono più predisposti ad alcuni di questi problemi, il Rottweiler è più predisposto ad alcuni tumori dati da questi problemi, metto questi contro sul piatto della bilancia e sull'altro piatto metto i pro. La mia cagna, che potrebbe avere un piccolo aumento di incidenza di, che ne so, linfosarcoma, che è un tumore gravissimo, malignissimo, ma l'aumento è poco, quanto rischia a livello di pseudogravidanze che le fa tutte le volte a tutti i cicli? Oppure, o un maschio e una femmina, quanto rischio io che non sono in casa mai, che si accoppino e poi tutte le volte devo fare terapia a vortigine oppure devo trovare dei proprietari? Su ogni vostra cagna
il vostro veterinario insieme a voi deve fare la valutazione. Ripeto, io mi occupo di riproduzione, ma non mi sognerei mai di dire si fa sempre così, perché non è l'approccio giusto. La sterilizzazione, come tutte le terapie, vanno valutate soggetto per soggetto, famiglia per famiglia. Quindi Ok. i pro ci sono e i contro ci sono, sta a noi conoscerli. Quindi non è tutto bianco, tutto nero, cioè No, di sarebbe volta troppo in volta facile. bisogna valutare caso per Dobbiamo caso. sapere noi veterinari e voi proprietari che ci sono i pro e che ci sono i contro. Quindi non si va dal veterinario a dire: dottoressa, mi deve sterilizzare la cagna perché il mio amico ha detto che è così. Dottoressa, io vorrei far sterilizzare la mia cagna, mi spiega i benefici e mi spiega i rischi. E io perdo un'ora a volte seduta a tavolino, così come sto facendo ora, a spiegare ai proprietari i pro e i contro. E poi alla fine insieme decidiamo. Carissima. E Maria Chiara, invece volevo chiederti se da un punto di vista comportamentale anche ci sono dei rischi nello sterilizzare la cagna. Quindi parliamo sempre di femmina. Sì, parliamo di Ma femmina. guarda, mi riaggancio al discorso di Maria Carmela che comunque ci fa da base anche sull'azione degli ormoni a livello del cervello. Comunque gli ormoni sessuali sono sostanze, sono molecole che si muovono nell'organismo e muovono l'organismo, nel senso che vanno un po' a connotare il profilo comportamentale di un maschio o di una femmina. Non a caso, appunto, ci sono ormoni differenti nel maschio e nella femmina che determinano i cosiddetti caratteri sessuali secondari, che sono appunto quelli che noi vediamo nel corpo, no? Nella morfologia dell'animale. Ma negli animali in particolar modo li vediamo ancor più a livello comportamentale. L'utilizzazione nella cagna, diciamo, tanti studi sulle conseguenze, sulle modificazioni comportamentali della cagna in relazione alla sterilizzazione non ce ne sono ancora, no, non più di tanti. Quelli che ci sono comunque danno indicazioni rispetto, ad esempio, alla correlazione, quindi non in un rapporto di causa-effetto, ma alla correlazione tra la sterilizzazione, soprattutto se precoce, e il profilo comportamentale sociale, soprattutto in relazione non solo alle altre cagne, alle altre femmine, ma al gruppo familiare, quindi alle persone. E c'è una correlazione negativa, nel senso che con maggior frequenza le cagne che hanno problemi di aggressività nei confronti della famiglia o comunque delle persone sono cagne che hanno manifestato questi problemi successivamente alla sterilizzazione. C'è anche uno studio relativamente re recente in cui c'è proprio una correlazione invece tra la sterilizzazione e il profilo timoroso e le paure, quindi comunque gli ormoni sessuali anche femminili, questo accade sia nel maschio che nella femmina, hanno un'influenza nel grado di sicurezza in se stesso, nel grado quindi nella possibilità, nella potenzialità di un cane di esplorare tranquillamente, di stare nelle situazioni quotidiane normalmente. E in questo studio appunto è stato osservato che comunque le cagne sterilizzate ancor più se sterilizzate prepuberi, quindi prima del primo calore, possono avere una maggiore incidenza di, ad esempio, fobie per i temporali, fobie per i rumori forti, così come appunto profili estremamente insicuri. Le femmine più dei maschi, ma comunque questo è stato osservato anche nei maschi. Quindi questo è di fondamentale importanza. Oggi, leggendo così un articolo, stavo cercando se c'erano appunto articoli recenti, perché ne escono di continuo per fortuna, quindi ci teniamo aggiornate. Ho letto una frase estremamente, secondo me, efficace, che vi rileggo tal quale. Gli ormoni sessuali non provocano un comportamento, ma lo influenzano. Questo, se ci pensiamo, è estremamente significativo e dice un po' tutto, no? Perché comunque è chiaro che pensiamo, che ne so, all'accudimento dei cuccioli anche durante la pseudogravidanza, tornando, no, a quello che diceva prima Maria Carmela, l'ormone non provoca, cioè provoca quel comportamento nel senso che se c'è una predisposizione cognitiva di quella cagna all'accudimento materno, l'ormone
sostiene questo comportamento, ma non necessariamente lo provoca, tant'è vero che non accade in tutte le cagne che non vengono sterilizzate. Non so se mi sono spiegata. Quindi ci sono dei pro nella sterilizzazione delle cagne femmine anche da un punto di vista comportamentale, tolti il discorso appunto prevenzione della nascita, eccetera, più spesso legati al profilo sociale intraspecifico, perché nella convivenza di più cani, e quindi nella fase preestrale della cagna intera, ci possono essere veramente delle modificazioni comportamentali molto importanti che possono portare proprio alla rottura di equilibri che magari durante l'anno sono assolutamente impeccabili. In questi casi chiaramente può essere utile comunque pensare di sterilizzare la femmina che manifesta comportamenti conflittuali rispetto agli altri animali con cui convive. Per il benessere del gruppo anche. Per il benessere del gruppo, per la sicurezza del gruppo, perché poi chiaramente in un conflitto all'interno di un gruppo ci possono essere anche dei danni fisici importanti. Questo può complicare anche la gestione di tutto il gruppo all'interno, soprattutto se si vive in un appartamento e così via. E stessa cosa vale appunto per quelle che hanno pseudogravidanze, che durante la pseudogravidanza manifestano comportamenti conflittuali. A me è capitato molto, molto spesso di ricevere telefonate da clienti che mi dicevano: sono andati d'amore d'accordo fino adesso, improvvisamente hanno cominciato, una ha cominciato ad aggredire gli altri, e non necessariamente sono solo altre femmine. Questo può accadere verso altre femmine, verso altri cani maschi, verso i gatti. Ci può essere appunto una reattività molto aumentata nei confronti di tutto il resto del gruppo. E la mia prima domanda, anche solo al contatto telefonico, è: quando è andata in calore l'ultima volta? Oppure quando sta per andare in calore? Perché questo può accadere, ripeto, perché c'è la pseudogravidanza e quindi teoricamente quella cagna ha partorito e tiene lontani tutti gli altri, oppure sta per andare in estro e quindi è particolarmente nervosa, e questo può creare delle conflittualità. In questi casi sicuramente il pro ce l'abbiamo sotto mano. Chiaro che se c'è una cagna che ha un profilo fobico e quindi è molto paurosa, beh, dobbiamo pensarci bene, perché sembra, insomma, ci sono buone possibilità per pensare che questo abbia un'influenza e possa aggravare o comunque complicare poi la vita al comportamentalista, che deve aiutare la famiglia, il cane, a tirar fuori un po' dal problema fobie. Quindi mi viene spontanea, dopo avervi sentito entrambe, una domanda. E se un proprietario decide di sterilizzare la sua cagna, no? E perché ha le sue ragioni per farlo, insomma, ne ha discusso col suo veterinario e decide di farlo, il momento migliore, tenendo in considerazione sia la sua salute fisica che mentale, quando è che... È una domanda un po' per tutti e due. Esatto, ma credo che siamo perfettamente allineati anche in questo. Nello stesso. Esatto, perché come già anticipato in realtà prima Maria Carmela, io l'ho colto, ma non è detto che l'abbiano colto le persone che l'ascoltano, sicuramente tra il primo e il secondo calore. Io parlo da un punto di vista comportamentale perché questo ci permette di mantenere quell'aspetto preventivo di cui ha parlato e ci parlerà Maria Carmela, e ci permette però anche di portare la cagna alla piena maturazione sociale e quindi anche cognitiva, per cui diamo tempo a questi ormoni di lavorare il più possibile prima di eliminarne la produzione, la secrezione. Quindi dal mio punto di vista, e questo chiaramente potrebbe essere fatto ipoteticamente dal mio punto di vista anche dopo il secondo, il terzo, il quarto ciclo estrale, ma chiaramente a quel punto si perde invece l'aspetto preventivo di cui vi parla Maria Carmela, e quindi si trova un po' un compromesso: almeno la portiamo fino all'età adulta, però manteniamo l'aspetto preventivo. E io concordo, di sicuro non prima del primo calore, quindi non prepubere. Perché? Perché aumentano i rischi di cui ho parlato. Si è visto che i rischi di aumento di incidenza sia di tumori che delle patologie legamentose e ossee
aumentano molto se fatto prepubere, quindi se gli ormoni non hanno mai potuto lavorare sull'apparato muscoloscheletrico e in prevenzione. E in più ci sono una piccola serie di altre cose. Prepubere, rischiamo di aumentare il rischio di incontinenza che purtroppo c'è con la sterilizzazione, perché ci sono una serie di concause ormonali di cui magari poi parliamo. Ma fatto prepubere c'è anche il fatto che possiamo incorrere in quella che noi chiamiamo vescica pelvica, ovvero poiché sono gli estrogeni che nutrono in qualche modo i legamenti che tengono la vescica in addome, se mancano la vescica potrebbe rimanere spostata più verso la coda, passatemi il termine poco scientifico, e quindi avere anche un problema meccanico per l'incontinenza. E questo purtroppo poi non lo correggiamo più, se l'abbiamo sterilizzata non è che possiamo correggerlo se non chirurgicamente. E poi c'è anche un altro fattore, che ci sono delle cagne, così come delle bambine, che prima della pubertà soffrono di vaginiti, si chiamano infantili perché sono proprio delle bambine, cioè la vagina non è ancora pronta perché non si è mai lubrificata, non si è mai preparata a rispondere all'aggressione dei batteri. E l'unica salvezza delle bambine e delle cagne è il primo ciclo in cui salgono gli estrogeni e la vagina si rende adulta, matura, quindi si sa difendere dalle aggressioni esterne. Se noi sterilizziamo prima della pubertà queste cagne, rendiamo la vaginite perenne e spesso l'unico modo per curarla è somministrare estrogeni, quindi andiamo a fare quello per cui abbiamo sterilizzato la cagna. Quindi per tutti questi motivi non sterilizziamo prepuberi, e ormai su questo siamo d'accordo anche con i chirurghi, e mettere d'accordo noi tutti diventa proprio importante. Ma purtroppo, a differenza di quello che dice Maria Chiara, io non posso dire secondo, terzo, quarto calore uguale, perché lì andiamo a perdere la prevenzione sui tumori mammari, che ripeto, è per me l'unico vero grande motivo, l'unico vero grande pro per cui ancora oggi consiglio la sterilizzazione. E purtroppo sappiamo che dopo il secondo calore il rischio va a aumentare. Dopo il secondo calore già abbiamo un rischio del 26-27% di sviluppo di tumori mammari e va crescendo. E va crescendo perché ogni ciclo le mammelle vengono stimolate dagli estrogeni. Quindi, per stare, come diceva Maria Chiara, in un corretto accordo tra i benefici e i rischi, tra il primo e il secondo calore è il momento che si consiglia. Io sono ancora un po' più cattiva, perché io poi anche all'interno del ciclo vi dico quando non potete Ma sterilizzare. visto che ci siamo, diccelo. Quindi sono proprio cattivissima. Di sicuro non si sterilizza in calore perché gli estrogeni sono proedemigeni, quindi fanno gonfiare di più e quindi rallentano la guarigione di tutte le ferite. E poi, proprio per la loro caratteristica, rendono il sangue più fluido, meno coagulabile, e quindi ci mettono la cagna a maggiore rischio di piccole emorragie. Non pensiate che la cagna vi muore perché il veterinario non chiude le vene o le arterie. Ma ci sono tutti i piccoli vasellini che dobbiamo per forza incidere quando tagliamo la cute, le sottocute, che perdicchiano, e quelli noi non li possiamo chiudere, quindi abbiamo delle piccolissime emorragie presenti. E quindi non in calore, almeno che non ci sia una necessità medica importante, ma neanche in quella fase di cui parlavamo prima, quindi dai 20 giorni dopo l'ovulazione. Perché? Perché in quel momento lì è salita la prolattina, l'ho detto prima. E se io tolgo l'ovaie, tolgo in quel momento lì i corpi lutei che producono progesterone, il cervello, che è l'organo fantastico, dice: oddio, mi tolgono il progesterone e li botto. Che vuol dire? Vuol dire che ho partorito, perché l'unico momento in cui il progesterone crolla di botto è il parto. E quindi fa fare un picco di produzione di prolattina importantissimo. Quindi la cagna in quel momento lì va in pseudogravidanza molto molto seria, che vuol dire latte alle mammelle, problemi comportamentali. Però immaginatevi, latte alle mammelle e io ho una ferita tra le mammelle. Rallento una cicatrizzazione su una ferita. Faccio la cagna che non mangia perché ho dei cuccioli e devo guarire una ferita. Non è proprio il momento ideale per avere una pseudogravidanza. Quindi non dai 25 giorni alla fine della fase di estrale. Quindi finché c'è progesterone non si sterilizza. E quindi mi raccomando, prima di scegliere il giorno di sterilizzazione della cagna, col vostro veterinario controllate in che momento del ciclo è. Lo so, sono cattiva. No, no, è giusta, è giusta. Io avrei anche qualche domanda sul cane maschio, perché fino adesso abbiamo parlato del cane femmina. Poi ho visto che stanno arrivando tantissime domande, quindi cercheremo di rispondere anche alle domande. Però volevo sapere da entrambe se i pro e i contro della sterilizzazione sono nel maschio come nella femmina. Magari potete raccontare le differenze che ci sono. Maria Chiara,
Allora, meno pro rispetto alla femmina nel maschio, perché? Perché, ok, preveniamo i tumori mammari, sì, scusate, i tumori testicolari, che però non sono così un'incidenza così alta, ci danno il tempo nel momento in cui lo scopriamo di togliere il testicolo coinvolto senza che quasi mai ci siano risentimenti organici, quindi difficilissimamente danno metastasi, e abbiamo tutto il tempo per intervenire e poi non è che possiamo togliere un organo solo per prevenirne i tumori, se no toglieremo la milza, toglieremo i reni, toglieremo tutto perché i rischi di tumori sono ovunque. E quindi un po' meno pro. Però di sicuro nel momento in cui il cane magari è un randagio, lì sì, perché lì di nuovo la prevenzione sul randagismo, pensate che una femmina fa, esagerando, 6 cuccioli, 8 cuccioli 2 volte all'anno, immaginatevi quanti cuccioli può produrre un maschio, quindi ripeto, come ha detto Maria Chiara, esula da noi parlare di randagismo, però quello è un pro. Può essere un pro la prevenzione dell'iperplasia prostatica. Però su questo io non sono tanto d'accordo, perché a oggi abbiamo dei farmaci fantastici per curare l'iperplasia prostatica e anche degli integratori per prevenirla. Siamo un uomo, nessun uomo si sognerebbe mai di farsi castrare per curare l'iperplasia prostatica, quindi questi grandi pro nel maschio sono me molto meno che nella femmina. Di sicuro tutte le volte che abbiamo alterazioni testicolari, quello è un pro totale, perché nel momento in cui l'organo è alterato, tolto e nel momento in cui ci sono problemi comportamentali, ma ve ne parla Maria Chiara, veramente legati ai testicoli, allora è un pro. I contro sono più o meno gli stessi che nella femmina, gli stessi aumenti di rischi di neoplasie che abbiamo visto nella femmina esistono nel maschio, gli stessi aumenti di rischi di rotture legamentose, lo stesso aumento di rischio di sovrappeso che nella femmina non l'ho citato, ma attenzione che è molto importante, soprattutto nelle razze che già hanno una predisposizione al sovrappeso e non si parla di estetica, si parla poi di salute. E nel maschio, per fortuna nel maschio, abbiamo un rischio molto minore che nella femmina di incontinenza urinaria, però purtroppo nel momento in cui il maschio va incontro a un'incontinenza urinaria da carenza ormonale, quindi da posterizzazione, purtroppo abbiamo molti meno effetti benefici delle terapie, mentre nelle femmine le terapie wow ci danno soddisfazione, nel maschio io inizio a dire oh mamma, proviamo questo, poi associamo questo, poi vediamo così. E purtroppo vi devo dire che anche facendo tutto il meglio che la letteratura ci insegna, a volte non riusciamo a ottenere nulla. Quindi questo contro va messo in considerazione. E poi abbiamo tutti i pro tutti contro di cui vi parla Maria Chiara, perché nel maschio sono ancora più pro che contro, secondo me. Dopo una piccola imbeccata, perché faccio la proprietaria che dice: ok, però se c'è il testicolo ritenuto. Ah, il testicolo ritenuto assolutamente va tolto se e solo se però è ritenuto in addome, perché se il testicolo è ritenuto nell'inguine e io posso esplorarlo in maniera corretta, valutarlo nel tempo in maniera corretta, e se ho di fronte un proprietario che mi appoggia, nel senso che fa i controlli che io gli dico che deve fare, che non si dimentica che il suo cane ha un testicolo ritenuto, che se io gli dico deve venire 2 volte all'anno e vuol dire anche spendere 2 ecografie all'anno, lui mi dice, dottoressa, va bene, il testicolo inguinale si lascia e si controlla. Se in addome io non posso controllarlo, il proprietario non può palparlo costantemente e va tolto, anche perché il testicolo ritenuto ha di sicuro un aumento di rischio di evoluzione verso i tumori, ma ha anche un aumento di rischio di torsione, quindi che si giri su se stesso e purtroppo in addome, avendo tanto spazio, questo rischio è aumentato. Quindi quello se è ritenuto, non ci sono scuse e si toglie. Quello che siede però glielo possiamo lasciare, così ci tiene tutti i pro a essere intero che il cane ci serve. Maria Chiara ci dirà se anche lei è d'accordo. Però mi Assolutamente raccomando, sì. se anche ne lasciamo uno in sede, ricordiamoci che devono aumentare i controlli su quel testicolo lì sempre. Allora, vediamo l'aspetto comportamentale che nel maschio è un pochino più sondato, quindi un pochino più divertente da trattare. Allora, intanto, quali sono le prevalenti motivazioni di richiesta? Sempre esulando dal discorso prevenzione randagismo, gestione dei canili e così via. Quindi parliamo di un cane che vive in famiglia e che vive in casa. Più frequentemente le richieste di castrazione sono legate alle marcature in casa, quindi alle pipì,
diciamo, ai comportamenti aggressivi nei confronti di altri cani conviventi, generalmente maschi, quando c'è la possibilità all'aspetto del vagabondaggio, cioè del uscire di casa e star fuori qualche giorno o qualche ora perché si è sentita una femmina da qualche parte. Chiaramente questi sono più influenzati dagli ormoni sessuali maschili, quindi sicuramente c'è una correlazione tra questi comportamenti e l'ormone che io posso scegliere di lasciare agire oppure no. Una cosa sicuramente è certa, che il luogo comune diffusissimo, ancora forse anche tra qualche collega, ma questo lo dico sottovoce, ma non è così, non è più così perché io e Maria Carmela stiamo portando avanti questa battaglia informativa ormai da tempo. Un luogo comune diffusissimo però tra le persone è che è proprio la classica frase: l'ho castrato perché volevo che si calmasse. Il testosterone è un ormone, da un punto di vista comportamentale, sicuramente, insomma, che ha le sue funzioni molto importanti nel dare sicurezza, nel dare comunque capacità sociali, anche di ritualizzazione del comportamento sociale. Quindi è un ormone importante, però non è così potente. Quindi mi dispiace dirlo per i maschietti umani che stanno ascoltando, non è che abbia tutte queste capacità di intervenire sulla potenza anche proprio cognitiva. Quindi la castrazione, adesso a parte le battute, per calmare il cane in maniera generica non ha alcun senso. Forse è proprio perché ci sono spesso queste richieste, queste problematiche nel cane maschio, la stessa castrazione è quella che più meriterebbe, merita un approfondimento da un punto di vista comportamentale prima di essere fatta. Perché ci sono profili molto differenti nei cani, perché il comportamento aggressivo è una cosa che include, è un capitolo che include mille cause, mille motivazioni. E quindi, se torniamo al discorso che facevo prima rispetto alla femmina, a considerare che animali sterilizzati, maschi e femmine, cani sterilizzati, maschi o femmine, precocemente o quando hanno un profilo, per esempio, fobico o insicuro, possono aggravarsi nell'aspetto appunto delle loro fobie. E esiste l'aggressività da paura, esiste l'aggressività nel cane insicuro, esiste l'aggressività da irritazione. Questo tipo di comportamento, ad esempio, sicuramente non viene ridotto, contenuto e stemperato o non scompare con la castrazione, ma anzi è più probabile invece che si aggravi. Quindi nel maschio i pro possono essere, diciamo, legati alla marcatura in casa? Sì e no. Perché proprio perché vi dicevo prima, gli ormoni non producono un comportamento, lo influenzano, c'è una componente ormonale nella marcatura, ma c'è anche una componente appresa sociale, di interazioni sociali, di situazioni ambientali. Quindi non ho la garanzia che castrando il mio cane smetta di fare pipì sul bordo del divano ogni volta che sente abbaiare il cane del vicino di casa. Ci sono proprio delle dinamiche sociali molto complesse che vanno a influenzare questi aspetti. Mi garantisce che il cane non vaghi più per il paese quando decide di uscire? Assolutamente no, perché anche questo può avere molte motivazioni. I cani non escono dal cancello di casa solo perché sentono una femmina in estro, possono farlo semplicemente perché è divertente andarsi a fare un giro, oppure possono essersi accoppiati in una delle loro uscite e se si sono accoppiati hanno scoperto che l'attività sessuale è gradevole e divertente, quindi anche con la castrazione, questo penso che Maria Carmela potrà confermarlo, i cani castrati possono accoppiarsi, spesso lo fanno. A me è capitato di vederlo anche in canile, comunque, magari femmine che erano appena entrate, quindi no, non erano state ancora sterilizzate, i cani che provavano appunto ad andare ad accoppiarsi, perché Lo conosciuta possono fare l'esperienza. anche. Esatto, diciamo che l'anatomia del cane maschio consente l'accoppiamento anche senza che l'ormone stia lì a sostenere il tutto. Dicevamo quindi la marcatura, il vagabondaggio, il comportamento aggressivo, vi dicevo per primo,
bisogna assolutamente fare una attenta valutazione, un'attenta diagnosi delle cause del comportamento aggressivo. Cani vivaci, iperattivi, che vengono sterilizzati perché si calmano, anche in questo caso assolutamente no, anche perché, come vi dicevo poco fa, il testosterone dà ritualità ed equilibrio al comportamento. Quindi se io sterilizzo un cane maschio giovane, ancora prepubere, perché è troppo agitato, utilizziamo un termine comune, ho una altissima probabilità che quel cane rimarrà un adolescente per il resto della sua vita, e quindi in realtà andrò a cronicizzare quel problema piuttosto che. Poi di tutti gli aspetti, cioè l'aspetto comportamentale è quello in cui più è necessario un supporto legato proprio a un percorso riabilitativo, prima di tutto una diagnosi, poi un percorso riabilitativo per essere risolto. In alcuni casi il pro comunque c'è, per carità, non sto dicendo assolutamente che i cani maschi non vanno sterilizzati, perché se ci sono ad esempio dei comportamenti aggressivi intraspecifici all'interno del gruppo con altri cani maschi, una volta che si è verificato scrupolosamente, su questo metto mille sottolineature, che siano dovuti a delle conflittualità competitive, in questo caso può essere utile. Quello che sempre più frequentemente consiglio io e anche Maria Carmela è di, nei casi dubbi, e questo il dubbio è quello che viene un po' sollevato in genere dall'esperto in comportamento, nel caso dubbio si può effettuare una castrazione, la cosiddetta castrazione chimica, che ci consente comunque di verificare a volte anche la stessa diagnosi del comportamentalista, cioè ok, vediamo, io ipotizzo che questo sia un problema legato alla conflittualità competitiva tra i maschi del gruppo, non sono certa perché magari ci sono delle sfumature che mi fanno pensare che possono essere anche dinamiche legate a insicurezza e così via, posso procedere con quella chimica che è comunque reversibile. E una volta verificato che la mia diagnosi è corretta e che il cane effettivamente, che tutti i cani del gruppo hanno un beneficio, allora posso andare anche con quella stessa cosa, si può fare anche con le marcature in casa o con i vagabondaggi, cioè possiamo comunque verificare quanto la componente appresa esperienziale sia influente o meno rispetto agli ormoni che poi posso andare a neutralizzare, diciamo così. Perfetto, infatti volevo proprio chiederti di specificare per magari alcuni proprietari, per castrazione chimica che cosa intendiamo, cioè dare un farmaco, no, per rendere, sì, esatto, per abbassare gli ormoni, come sarebbe dopo la castrazione, ecco. E questo adesso se me lo consenti, Giulia, ti faccio ti rubo il lavoro. Ma certo, grazie. Facility. Perché è una delle cose che magari più spesso mi chiedono quando la propongo, no? E quindi chiedo a Maria Carmela quanto rapidamente gli ormoni, diciamo, facendo la castrazione chimica o l'altra, spesso mi dicono, Eva, però se faccio quella chimica comunque devo aspettare, questo poi ce lo direi tu, se faccio la chirurgica lo stesso, perché tanto se vengono tolti i testicoli comunque, adesso poi mi fermo qua perché non voglio... No, sorrido perché questa è una domanda che viene fatta spessissimo. Allora, il farmaco per la castrazione chimica ha un tempo prima di essere attivo, addirittura nei primi giorni ha un effetto in cui il testosterone aumenta, dopodiché noi sappiamo che ci vanno almeno 20 giorni prima che possa essere attivo e noi diamo per la tranquillità 40 giorni, quindi se dovete fare la prova non aspettate che il vostro cane diventi un agnellino nei primi 5 giorni. E tanti mi dicono, ah, ma tanto anche con la castrazione vera ci vanno più o meno lo stesso periodo. Allora, con una castrazione vera o comunque con un'assenza di produzione di un ormone, quell'ormone, se reni e fegato stanno bene, va a essere assente poi nel sangue in circa 48-72 ore, esagerando. Pensate, una femmina in calore, finisce il calore, gli effetti passano in pochi giorni. La stessa cosa succede al maschio. Quindi se il vostro maschio sterilizzato, castrato, continua ad accoppiarsi, non è perché ha ancora testosterone, è perché ha imparato che lo può fare. Se quel vostro maschio continua a abbaiare perché il cane vicino abbaia, non è perché, ma adesso fra un po' il testosterone scende e gli passa, è perché lo farà, perché il testosterone è passato da un pezzo. Se c'è la femmina del vicino in calore
E lui non è che se gli togliamo i testicoli perde l'olfatto, che la femmina in calore lo sente comunque, e cercherà di saltare lo steccato per andarsi a coppiare. Non è perché il veterinario si è dimenticato un terzo testicolo nella pancia, è perché continuerà a farlo, perché il testosterone, siamo proprio brave, gli diamo 5 giorni, ma poi non ne troviamo più, ve lo garantisco. Invece se facciamo una sterilizzazione chimica, prima dei 40 giorni non possiamo dargli certezza del crollo del testosterone definitivo. No, Qualcuno mi ha anche detto che però ci sono poi altre ghiandole che producono il testosterone, quindi anche castrando poi non. Allora, Anche questa è una domanda abbastanza frequente, soprattutto magari in chi è un pochino più addetto ai lavori, che ne so, magari l'istruttore cinofilo, qualcuno che è un pochino più vicino. in realtà questo non è sbagliato, ma se non parliamo di cane. Va benissimo se parliamo di furetti, va benissimo se parliamo, abbiamo avuto un leone che aveva dei surrenali che producevano. Il cane, grazie a Dio, no, non abbiamo tessuto secernente in altre ghiandole. È vero che il tessuto grasso, sia dei maschi che delle femmine, produce delle piccole quantità di ormone maschile, di androgeni, ma infatti noi non diciamo che va a zero, diciamo che va sotto soglia. Sta in un valore per cui tutto un pochino produce, ma non può fare effetto. Non Noi non può dare diciamo benzina a quel comportamento. ma niente, però non è zero, non sarà mai un ormone a zero, però non è utile, non serve a nulla. Quindi è vero che il grasso produce, che forse le surrenali poco poco producono, ma è veramente poco poco. Ok. E quindi, visto che per la femmina abbiamo detto che il periodo migliore se si decide di sterilizzare tra il primo e il secondo calore, per il maschio? Dopo il primo, non dopo il primo, dopo che è pubere, perché il maschio non ha calori, ma dopo che ha raggiunto una maturità sessuale, quindi che è sviluppato a livello di produzione di testosterone, che per me vuol dire che il testosterone ha iniziato a lavorare sugli organi sessuali secondari, sulle ossa, sui muscoli, banalmente sulle corde vocali, perché anche quello è importante poi per la comunicazione tra di loro, ma per Maria Chiara vuol dire che ha lavorato sul comportamento, e vi spiegherei che cosa Sì, ha intendo. lavorato su quello che vediamo appunto nel cambiamento morfologico del cane, che comunque esattamente come accade ai nostri ragazzi, no? Cioè ai ragazzi della specie umana che comunque Se volete, evolvono e in adolescenza. esatto, che modificano un po', no? La voce, cominciano con la voce, con i peli, con la struttura muscolare, quindi si irrobustiscono e cambiano proprio nella loro morfologia anche il cane. Manifesta proprio questo cambiamento e questo passaggio e da un punto di vista comportamentale lo manifesta appunto nel vero senso della parola maturando. Maturando significa che è più possiamo utilizzare un termine comune, docile, nel senso che si lascia un pochino più guidare, indirizzare e manifesta le sue esternazioni di qualunque genere in maniera un pochino più ritualizzata e ponderata. Chiaramente sappiamo che c'è una variabilità di taglia, razza nel momento della maturazione sessuale, sia del maschio che della femmina. In linea generale, comunque, si aspetta sempre, nel consigliare una tempistica, si aspetta attorno a un anno e mezzo circa, includendo appunto in questo tempo, in questo momento, la possibilità di maturare, da un punto di vista cognitivo e quindi anche sociale. E questo significa appunto, proprio in termini di che cosa vediamo, in termini di cambiamento, il fatto che comunque il cane è un pochino più ponderato in quello che fa e quindi più maturo nel valutare le cose che sono da fare, non da fare e così via. È un cane che piuttosto che giocare magari l'80% del tempo che sta sveglio, potrà nuotare e avere altri tipi di interazione, può cominciare ad interessarsi di più magari a fare il guardiano del proprio gruppo, se è un cane guardiano, può interessarsi a proteggere se c'è una linea protettiva nel suo DNA, cioè ci sono varie, potenzialità che si esprimono in maniera un pochino più strutturata. Ok, chiarissimo. E allora intanto io ringrazio tutti quanti i partecipanti che sono veramente tantissimi questa sera e ci sono quindi anche tantissime, tantissime domande. Vi posso fare alcune delle domande che ci fanno i nostri ospiti? Allora abbiamo la signora, magari alcune di queste avete già in parte risposto, quindi
Allora, la signora Angela ci dice: il mio cane ha quasi 2 anni, da qualche mese quando incontriamo dei pelosi maschi abbaia contro fino a ringhiare. Mi dicono che lo fa perché vorrebbe essere un capobranco e perché non è stato sterilizzato. Aiutatemi. Allora, intanto comincio io, Maria Carmela, poi se c'è qualcosa di tua ispirazione vai. Allora, intanto cercherò di essere sintetica perché quando esce questo termine io devo concentrarmi e dare delle informazioni ponderate. Allora, il concetto di capobranco è un concetto prevalentemente nostro, non del cane. Noi pensiamo che i cani nascano con l'idea di diventare dominanti all'interno del loro gruppo o con i conspecifici. Non è così. Non è così neanche, ormai è un concetto superato anche nei branchi di lupi, figuriamoci nel cane che è ormai milioni di anni lontano dal lupo, dal suo essere stato lupo. Il capobranco in qualche modo, quindi il profilo del leader, è un profilo che il cane può avere o non avere esattamente come accade nei gruppi umani, quindi all'interno di un gruppo stabile. Però appunto il concetto di leader, che è più corretto rispetto al capobranco che fa un po' pensare a quello che deve controllare gli altri, è avere la caratteristica di sicurezza in se stesso, di protezione del gruppo e così via. Ma è appunto un concetto legato al gruppo stabile, quindi non esiste quel cane che va a spasso e vorrebbe diventare capobranco di tutti quelli che incrocia per strada al guinzaglio. Come? Questa è più l'idea da uomo. Esattamente, è un po' più l'idea del prepotente, no? Se vogliamo. Però ecco, un comportamento di questo tipo, quindi quello che ci descrive, ricordami il nome, signora Angela. Angela, ok, può essere invece la manifestazione di una maturazione del suo cane a 2 anni, quindi ci siamo comunque, io prima ho detto 1 anno e mezzo, ma in realtà è più verso i 2 anni che verso l'anno e mezzo, in realtà la possibilità di sterilizzare avendo superato la maturazione. 2 anni è il momento in cui il cane sta maturando, quindi è un po' come l'adolescente che comincia a misurarsi con gli altri. E quindi comincia un po' a mettere alla prova gli altri per scoprire chi è lui fondamentalmente, quindi quanto può essere sicuro di sé, quanto può essere influente sugli altri. E quindi il cane, il cacciarone, che quando incontra gli altri alza il pelo, alza la coda, abbaia, spacco la faccia e fa questi show, è un cane che sta mettendo alla prova, che sta un po' appunto mettendo alla prova gli altri per misurare se stesso. Questo è un problema che va sicuramente che va affrontato da un punto di vista comportamentale, nel senso di dare a quel cane le occasioni giuste, nel modo giusto e nella sicurezza totale, di misurarsi in maniera differente con altri cani, in modo tale che questo gli consenta di scoprire, senza correre alcun rischio né lui né gli altri, che questo tipo di comunicazione, questo tipo di confronto deve essere fatto ritualizzando il proprio comportamento. Quindi non posso scaraventarmi addosso agli altri perché mi devo misurare quanto sono figo, ma devo andare e comunicare in un certo modo per capire che cosa suscito nell'altro. Quindi è un problema che va assolutamente, diciamo, valutato da un punto di vista comportamentale, trattato da un punto di vista comportamentale, chiaramente non con terapie farmacologiche o cose del genere, semplicemente con delle indicazioni di gestione che consentano al cane di fare riferimento di più a Angela e quindi di farsi aiutare un po' nell'arrivare ad approcciare l'altro cane in maniera un pochino più attenta e rispettosa anche di un galateo dell'incontro. Ok, chiarissimo. Quindi diciamo che non deve per forza castrarlo, insomma, può affidarsi a un comportamentalista e affrontare la cosa in questo modo. In questo caso direi proprio di no, anzi in questo caso io lo sconsiglierei fin tanto che magari non si è arrivati alla costrutturazione di una comunicazione più ritualizzata, e allora in quel caso si può anche pensare, non è necessariamente controindicato, ma non è sicuramente la soluzione. Quindi eventualmente dopo. Eventualmente dopo. Ok.
Allora, passiamo a un'altra domanda. La signora Sara chiede, è possibile che con l'età aumentino gli ormoni del cane? È una cosa che ho notato nel mio cane, un volpino di quasi 9 anni, che con l'avanzare dell'età è aumentata anche l'ossessione sessuale e l'approccio flirtante con le femmine o maschi castrati. In questo caso, castrare in età avanzata può essere opportuno anche a scopo preventivo di malattie dell'apparato riproduttivo? Ci potrebbero essere altri cambiamenti a livello caratteriale e a livello metabolico? Quindi alcune di queste cose le abbiamo già dette, però magari ecco, magari possiamo chiarire il discorso dell'aumento degli ormoni con l'età. È possibile questa cosa? No. E soprattutto non è influente, perché prima ho detto che l'ormone va sotto soglia e non si azzera. Il sotto soglia consideriamo che è 1 nanogrammo per ml, quindi basta poco per essere un cane intero. Non esiste ho tanto testosterone o troppo testosterone. Poi di nuovo torniamo all'idea dell'uomo. Testosterone da 1 a 50, 100 funziona. Non c'è nulla per cui se ne duca di più, tranne che alcuni tumori testicolari, che si chiamano laringomi, che producono testosterone, ma non ce ne accorgiamo perché il cane ha comportamenti sessuali di più o flirta di più o monta tutto, ma perché ci sono delle alterazioni fisiche, la prostata che si ingrossa, tumori delle ghiandole che stanno intorno all'ano, alterazione di una particolare ghiandola posta sulla base della coda, che quindi ci dà una alterazione proprio della coda. Quello ci può dire che c'è un tumore e che quindi c'è un eccesso di produzione di testosterone. Il fatto che lui abbia più approcci, abbia più comportamenti sessuali, lì è più un problema comportamentale, è un'alterazione cognitiva di cui magari Maria Chiara ci sta a aiutare di più. Non è che sono più macio perché sono anziano. Quindi passami la battuta, è un po' come il mio nonnino che a 92 anni diceva: ma sono ancora forte, la badante è giovane, quindi non era solo, non aveva più testosterone, aveva meno capacità di essere lucido. E più o meno penso che sia questa. Carino. Maria Chiara è così? Sì, è così. Allora, intanto mi chiederei e chiederei a chi ha fatto la domanda se questo comportamento è con una cagna convivente, e magari se così è potrebbe essere. C'è scritto sia con femmine che con maschi castrati. In generale, perfetto, credo che sia un approccio generico. Ok, perché in quel caso chiaramente sarebbe da verificare che non ci sia ad esempio un'infiammazione o un qualcosa nella femmina o nell'altro maschio sterilizzato, che potrebbe magari solleticare un po' l'aspetto olfattivo e quindi dell'approccio sessuale. Però sono d'accordo assolutamente con la, diciamo, con la visione di Maria Carmela, nel senso che comunque il cane invecchiando ha delle modificazioni comportamentali che sono, diciamo, da ritenersi fisiologiche rispetto al processo di invecchiamento, quindi comunque delle alterazioni che possono magari andare a estremizzare, a sottolineare di più dei comportamenti che potevano essere presenti anche in passato ma erano meno evidenti, oppure possono comparire comportamenti nuovi che in precedenza il cane non aveva, quindi prima di invecchiare. Quindi in questo caso dal mio punto di vista non avrebbe alcun senso la castrazione, a meno che appunto non ci sia una patologia del genere di quelle che ci illustrava Maria Carmela, e ha più senso invece cominciare da subito a approcciare il discorso dell'invecchiamento, che comunque può e deve essere sostenuto nei nostri cani, maschi o femmine che siano, può essere rallentato e può essere indirizzato nella maniera migliore affinché non diventi un invecchiamento patologico, diciamo così, e quindi di degenerazione cognitiva estremamente importante. Abbiamo molti strumenti, molti integratori, moltissime possibilità anche proprio gestionali, no, del cane anziano, che ci permettono appunto di rallentare questo processo, di mantenere quanto più possibile vivo e vivace questo cervello, che deve un po' anche modulare i comportamenti. Quindi se non vogliamo che questo canetto anziano diventi sia tacciato di essere un maniaco sessuale, bisogna che un pochino lo aiutiamo a rallentare un po', ecco. Ok, se capita anche a te,
attenzione all'effetto opposto, a volte castrare cani anziani ci espone a un invecchiamento cerebrale più rapido Bravissima, è e vero. saltano fuori dei problemi che mi dicono, dottoressa, ma l'ho castrato, ma cioè, non capisce più niente, la notte abbaia, non sa più dov'è. E purtroppo ci siamo resi conto che sia perché è stata fatta un'anestesia che quindi peggiora, sia proprio perché manca Sì. l'ormone testosterone, si va incontro a un invecchiamento più rapido. Mi hai in realtà ricordato una cosa che prima non avevo detto, e cioè che è stato osservato che tra gli effetti della castrazione nel cane maschio c'è la degenerazione cognitiva precoce e comunque più alterata, diciamo così, più in senso patologico. Perché torniamo al discorso iniziale, gli ormoni comunque, anche se sessuali, lavorano tantissimo sul cervello, altrimenti non potrebbero fare il lavoro che fanno, cioè quello di diciamo, guidare, no? Fare da registi al comportamento sessuale, riproduttivo e così via. Quindi chiaramente la loro influenza e la loro assenza si sente anche nell'invecchiamento. Ok, arrivano tantissimi complimenti alle Grazie. relatrici, quindi vi ringraziano. E allora, Michela chiede, la sterilizzazione della femmina e l'incontinenza, come comportarsi? Allora, comportiamoci partendo da lo devo sapere. Dobbiamo sapere che è uno dei rischi a cui andiamo incontro, che è più possibile, cioè c'è più rischio nelle cagne di grossa taglia e in alcune razze. Le boxer, ad esempio, sappiamo che hanno un'alta predisposizione a rischio di incontinenza. E come comportarsi? Di nuovo come prima, dobbiamo mettere i pro e i contro. Il nostro rischio di incontinenza va sul piatto dei contro, metto sul piatto dei pro tutto quello che abbiamo valutato prima. Devo sapere che per fortuna, a differenza del maschio, nella femmina abbiamo delle ottime possibilità terapeutiche, che non vuol dire che se io ho sterilizzato la mia femmina perché ne avevo i motivi e purtroppo è diventata incontinente e lo sarà vita. Abbiamo degli ottimi approcci farmacologici, abbiamo oggi degli ottimi approcci anche chirurgici, tra virgolette, che ci possono aiutare. Quindi devo tenerne conto sempre, mi raccomando, ma sapere anche che grazie a Dio si può intervenire per risolvere il problema. Vi dico due cose che per me sono importantissime. L'incontinenza post-sterilizzazione è un problema ormonale. Ho sentito tante volte dire, ah, ma perché il mio veterinario ha tolto anche l'utero e quindi ha peggiorato la situazione, oppure no, perché non l'ha tolto. No, il tipo di chirurgia non c'entra nulla, almeno che il veterinario non sia un pacioccone che pasticcia nell'utero, ma nell'addome, ma vi garantisco che non è quasi mai, anzi, mai così. La tipo di chirurgia, il tempo di chirurgia, il tempo di anestesia non influisce sull'incontinenza. L'incontinenza deriva dal fatto che gli ormoni estrogeni vanno a nutrire lo sfintere vescicale e che purtroppo l'FSH e l'LH, che sono le due gonotropine di cui parlavo prima, che rimangono alte dopo sterilizzazione, hanno degli effetti negativi sul collo della vescica e sullo sfintere. Oggi sappiamo che, come nella donna, e purtroppo non tutte le donne che fanno poi terapia e sostitutiva post-menopausa riacquistano la continenza se l'hanno persa, perché purtroppo l'FSH è responsabile del problema. Così succede anche nei nostri cani. Quindi, nel momento in cui abbiamo una cagna sterilizzata che è incontinente, dovrete valutare perfettamente col vostro veterinario di nuovo qual è l'approccio farmacologico o non farmacologico migliore per risolvere l'incontinenza. Diversamente da quello che ho detto prima nel maschio, abbiamo delle fantastiche chance di rimettere in quadro la nostra cagna e anche di tenerla lunghi periodi libera da terapie. Quindi non vi angosciate se succede, ma valutatelo prima tra i contro nel momento in cui fate col vostro veterinario il bilancio su cosa fare. Aggiungo una piccolissima cosa, Giulia, se posso. Attenzione anche al fatto che a volte, al momento in cui è stata sterilizzata la cagna, per esempio, appunto, a volte capita che vengano sterilizzate prepuberi, quindi prima del primo calore, perché anche sotto l'aspetto comportamentale è stato osservato che comunque la sterilizzazione precoce
può aumentare la frequenza o comunque nelle cagne predisposte delle menzioni emozionali. E quindi attenzione perché di non scambiare, diciamo così, la menzione emozionale, quindi il fatto che la cagna nel momento in cui prova una qualsiasi emozione un pochino più agitata, un pochino felice perché sta rientrando qualcuno e qualsiasi altra cosa, possa eliminare pipì in un luogo inappropriato e nel momento inappropriato, perché a volte magari può essere che la persona ci riferisca, anche al veterinario riferisca che fa pipì dove non dovrebbe, quando non dovrebbe, e magari questo è un aspetto che merita di essere approfondito, perché potrebbe essere anche questo l'aspetto da considerare. Allora in quel caso magari piuttosto che la terapia per l'incontinenza potremmo sostenerla con dei nutraceutici che magari danno un pochino più di serenità, no? E di diciamo di possibilità di vivere con meno emotività quello che accade. E su questo io metto un'ultima parola, poi Giulio sto zitta, mi raccomando, anche nei momenti in cui c'è un vostro sospetto di incontinenza, sedetevi col veterinario e fate una buona diagnosi insieme, perché i dati che lui raccoglie li date voi, e per l'incontinenza buona parte della diagnosi è anamnestica ancora prima che clinica, quindi sedetevi insieme e lui vi farà le domande 20 volte le stesse, voi penserete ma vi prende per scemo. Non lo facciamo perché vi prendiamo per scemi, ma perché ogni sottigliezza che ci dite ci aiuta a discriminare se è incontinenza, se non lo è, che tipo di incontinenza è. Lo so, siamo rompini, però è per aiutare i vostri cani. No, no, è perfetto, però questa diretta potrebbe durare 4 ore, fondamentalmente. Anche perché noi due siamo chiacchierone, è un problema. Chiacchierone, purtroppo. No, adolescenti, quindi. Adolescenti. Allora, Alessia chiede, con la sterilizzazione del cane ci sono conseguenze anche per quanto riguarda la digestione? Non che io sappia. Ok. Ok. Allora, altri 2 minuti... spesso le femmine sterilizzate tendono ad essere maggiormente aggressive nell'approccio con altri cani più invadenti. Come poter aiutare il cane e il proprietario? Forse ne. Quindi le femmine sterilizzate risultano più aggressive, sì, oggettivamente questa è un po' la conferma di quello che dicevamo prima. In realtà questa è una domanda che richiederebbe veramente 4 ore, no? Ma insomma un percorso terapeutico, nel senso non è, diciamo, attraverso l'inibizione che possiamo risolvere questi problemi, quindi comunque non è attraverso il controllo, no? Che esternamente, diciamo, la persona fa sul comportamento di queste cagne, è attraverso dei percorsi appunto istruttivi, riabilitativi, ma prima ancora diagnostici. Dobbiamo capire perché queste cagne sono più o meno aggressive con altri, con specifici, e una volta che si è compreso il perché possiamo lavorare sulla graduale modificazione o della rappresentazione mentale che le cagne hanno degli altri cani, cioè non sono tutti da annientare e uccidere, oppure della loro modalità di espressione di una diciamo irritabilità nei confronti degli altri cani. Si può fare moltissimo, si può fare però avendo ben chiaro quale sia il motivo, la causa all'origine di questo comportamento. Ok. L'ultimissima domanda, vi giuro, poi dopo vi lascio andare, e è una domanda che è venuta fuori più volte, e chiedono come valutare i pro e i contro della sterilizzazione in un cane meticcio che magari ha i genitori sconosciuti, e quindi tutti quei fattori di predisposizione di razza non possono essere presi in considerazione. È più difficile in quel caso fare una scelta? Non è detto che lo sia, adesso parlo dal mio punto di vista, poi sicuramente anche Maria Carmela avrà qualcosa sull'aspetto organico. Non è detto che sia così complicato, perché in realtà quando si fa una visita comportamentale si fa una valutazione del profilo individuale del cane, a prescindere dalla razza. Poi chiaramente noi possiamo avere in mente delle predisposizioni di razza che possono essere più o meno espresse a seconda della linea genetica, della linea quindi riproduttiva, di allevamento e così via, ma è sempre l'individuo che viene osservato e valutato.
Maria Chiara, scusami, si sente male forse? Ok, forse il tuo microfono. Allora, Prova a aspetta. spegnerlo e riaccenderlo. Cioè, pensavo di essere io, invece mi hanno detto che. Mi senti adesso? Meglio? No? Allora, intanto io dico dal mio punto di vista, così lei ha il tempo di. Allora, se sappiamo che ci sono delle razze con più predisposizione ad alcuni problemi, non significa che su un meticcio non possiamo fare valutazione. Sappiamo che, ad esempio, uno dei rischi su cui tanto si parla in questo periodo nel maschio è l'aumento di incidenza di tumore prostatico nei cani castrati. È un cane, io dico il botolino di mia suocera. Mia suocera aveva un cane, un tabui, come dicono in Piemonte, cioè piccolo, basso, cicciottino. Ok, forse quello è un contro, era un meticcio, però l'essere già sovrappeso con gli arti corti è un conto. È un cane che magari ha la tendenza a avere un profilo tiroideo non perfettamente funzionale, quindi è un cane tanto opacato perché non si muove, ha un metabolismo molto lento, per cui qualsiasi cosa mangio, ingrasso, forse non è il caso. Valutiamo queste cose. Quel cane lì. Perché devo castrarlo? Cosa mettono i pro? Perché devo castrare il mio cane? È un cane che è aggressivo con gli altri maschi, cioè ogni volta che vedo un maschio veramente devo stare attenta che non si azzuffino, come diceva. Oppure è un cane che ha una prostata che ho già trattato 5 volte a livello farmacologico, ma caspita, ogni volta ha anche effetti collaterali del trattamento. È un cane che voglio castrare solo perché ho paura che si accoppi, ma se lo tenga al guinzaglio, valutate tutti i pro. E tutti contro, non importa che sia. Allora, andiamo per l'estremo. Sui Golden, ormai anche con i chirurghi, diciamo, se proprio non c'è un motivo medico, nessuno di noi si sogna di castrarlo. Sul Tabui, valuto. Può avere dei rischi in più? Che tipo di linea mi dà come idea? C'è un motivo per castrarlo? Metto insieme, valuto col mio veterinario se la castrazione è davvero necessaria, davvero dei benefici e se quelli che io pensavo fossero dei contro lo sono veramente. Perché magari il mio cane è molto grasso, ma semplicemente perché non lo porta a camminare. E allora magari aumentando la camminata dimagrisce, non è più una controindicazione. E se il mio veterinario mi dice che quello è importante, che quel cane, per quel cane è importante essere castrato, ok, andiamo a passeggio anche se siamo in zona rossa perché lo posso fare col cane e magari mi tolgo uno dei contro. Valutiamo sempre bene tutto quanto. Perfetto. Sei di nuovo tra noi? No, adesso non ti sentiamo per niente. Neanche adesso. Ok. Ah, si sta collegando un'altra dottoressa Catalani. Per i saluti, dai, adesso ti colleghi per i saluti. Se no giochiamo al gioco dei mini. Sì, infatti. No, veramente ringrazio tutte quante le persone collegate perché siamo veramente in tantissimi, non ci aspettavamo di essere in così tanti, di avere così tante domande. Eccomi, ci sono di nuovo, credo. Ecco, così riusciamo ad avere la tua Sono tornata parola. col telefono per Esatto. salutarvi. Aspetta che adesso giro lo schermo, così sono orizzontale anch'io. Perfetto. Anche i cellulari, insomma, adesso internet ci sta dicendo che è ora di salutarci. È ora di cena anche per loro. Dottoressa, io vi ringrazio nuovamente tantissimo Grazie per essere a te. stati, avete chiarito tantissimi concetti. Sicuramente potrebbe essere interessante rifare una cosa di questo tipo perché ci sarebbe ancora tanto da dire.